quello che sto leggendo è il libro di zia Caterina, che è lei e guida un taxi che è più o meno come questo. Zia Caterina trasporta supereroi come Giuseppe, Asia, Lorenzo, Enza, Barbara, Luisa e Chiara, che si è fatta ritrarre come una maialina su una carrozzina. Ogni bambino è un supereroe e tutti insieme sono così, e ognuno di loro ha avuto un tumore. Ecco qual era la fregatura. Ma zia Caterina sorride e usa il suo taxi per accompagnarli gratuitamente nel tragitto casa-ospedale. La prima volta la incontro in una giornata di pioggia. Parcheggio! Via verso nuove avventure! Io faccio parte di una comunità di persone che soffrono e mi piace moltissimo, perché noi non soffriamo in questa comunità. Io soffro più in mezzo alle persone che non comprendono quello che noi viviamo. E questo taxi cos'è? È un piccolo rifugio d'amore. Secondo me è un luogo di incontro. In un piccolo viaggio in taxi alle volte si riesce a fare una tale in condivisione che alla fine ci si abbraccia. Proviamo ad andare a prendere un caffè? Sì. Davvero? Ottimo! Ma senza zucchero? Come vuoi, tanto te lo offro io e lo zucchero lo danno gratis. No, perché a me lo zucchero mi piace tanto. Scegliamo un tavolino sotto un gazebo, ma appena iniziamo a parlare dobbiamo fermarci perché qualcuno l'ha riconosciuta. Guarda, si butta avanti la signora, no, fantastica, no. Vedi le ambulanze, a noi ci buttano avanti. Lei mi scusa, prego. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Zia Caterina guida il taxi anche per lavoro, ma non è proprio una grande tassista. Ieri sera mi sono emozionata tanto, c'erano due bellissime persone vestite bene da un bel albergo e nulla sapevo, la strada via dei Frullini numero 3, nulla, proprio buio completo a San Domenico, deve essere anche un villone, ho pensato, mie, non lo so. E niente, la signora ha tirato fuori il suo navigatore e mi ha detto, ma la so io, ti aiuto io ad andarci. Io però mi sono un pochino vergognata, ma poi alla fine questa cosa che loro hanno visto che io ero vera, gli è piaciuta così tanto che lui mi ha detto che anche lui aveva avuto un tumore e anche lui ha 20 anni e che l'aveva cambiato tanto. E così ci baciamo e ci troviamo la sera sotto a questi portici. Qui mi trattano bene. Signor Bib. Mi mettono un braccialetto come al concerto di Justin Bieber e fuori incontro il clown Pasticca. No, Saverio. Perché? Fermo lì! Saverio! Questa è un'azione. Questa è l'unica arma che mi piace. E ci faccio una foto anche se tenta di baciarmi in bocca. E mentre ci sto provando con Cecilia. Sta bene, è sulla gamba lunga. Lui tenta di sedurmi con un confronto. Guarda che stacco di coscia c'ho anch'io, eh. Pasticca vuole che parli solo con lui. E se parlo con Tommaso, suona la trombetta. E se parlo con Caterina salta da dietro, ma poi mi concede una tregua. I supereroi sono è ognuno di noi quando, nelle difficoltà quotidiane della sua vita, deve tirare fuori il meglio di sé. Quindi nella malattia si diventa dei supereroi quando si affronta in maniera straordinaria quello che non ci saremmo mai immaginato. Allora noi i supereroi li chiamiamo i ragazzi, sono imbattibili, invincibili e mortali. E dentro il locale trovo i supereroi che ce l'hanno fatta mentre suonano e cantano. E fuori mandiamo un saluto anche ai supereroi che invece non ce l'hanno fatta. I vigili, suona! 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 E così i vigili del fuoco se ne vanno con un palloncino e fra gli applausi. Era bellissimo, bello, vero? Veramente bello, grazie. Ma vi ricordate questo ragazzo che cantava? Si chiama Gianmarco e somiglia a questo ragazzo, anche lui canta. I wanna know. E sentite un po' come si chiama. Sono Gianmarco. Infatti sono la stessa persona e così facciamo due chiacchiere. 20-30 giorni che a corrente alternata avevo dolore ad una gamba. Prendiamo la decisione con i genitori di andare a fare un esame più approfondito. La diagnosi è un sarcoma di Ewing al femore sinistro. I primi d'agosto ho cominciato le chemioterapie, ho subito l'intervento, la gamba va sempre meglio, nonostante non sia proprio facilissimo abituarsi a una protesi all'inizio. Nel male ho imparato a voler bene. Quelli che potevano sembrare, possono sembrare alla gente tra virgolette normali, dei problemi, ti accorgi che in realtà sono delle,
delle stupidaggini. E mi ricordo quando gli astronauti raccontavano come si vedeva la Terra dall'alto e dice da questa prospettiva tante stronzate per cui ci affanniamo ogni giorno quando siamo sulla Terra capiamo che non hanno tutto questo valore. C'entra nulla questo esempio, una cagata? No, c'entra tanto, tantissimo. E l'esempio forse più pratico posso dire riguarda il fatto di correre. A me correre, ora sto reiniziando a correre dopo un anno, mi pare una cosa bellissima, come un bambino che lo fa per la prima volta, che lo fa con quello stupore. Durante la chemioterapia quasi tutti perdono i capelli. Sono sempre andato fiero della mia pelata, assolutamente sì. Anzi, la promuovevo, cioè nel senso andavo dalla gente con i capelli, ma guardate com'è comodo, cioè. Sentite, toccate pure, non mi ha mandato. E la gente che diceva invece? Ma la gente, se te la affronti in questa maniera, non se l'aspetta, rimane sconvolta. Perché dice, ma come? Ma sta facendo chemioterapia, non ha un pelo addosso. Eppure è così. E con questa bella storia in testa, il giorno dopo arriva zia Caterina che ha promesso di farmi conoscere un'altra bella storia. Giovanni è una persona dal cuore grande, da tutto grande, e farlo conoscere a chiunque intorno a me credo sia un dono. Dice a te, eh? Io non posso che arrossire. Sì, soprattutto crearmi. Quando ha detto Giovanni è tutto grande. Giovanni è un violinista e oggi faremo una sorpresa musicale a Ivana, che ancora è in ospedale, ed eccolo qui mentre lui suona e Ivana lo ringrazia e poi fa una riflessione. A volte le mie sorelle mi dicono, sai quante volte mi prenderei quello che hai tu? E io dico, neanche al peggior nemico. E poi ne fa un'altra ancora. Io sono allergica al cioccolato. Questa è una cosa brutta, più di tutto il resto proprio. E i viaggi non finiscono mai, così torno nel taxi con Rossana, Eliana, Simona e Lotto con Eliana per il cappello e lei me lo infila in un occhio esattamente qui e poi tenta di uccidermi anche così. E poi bolle di sapone, musica, un vigile che si incazza ma poi ci saluta, una pasticcera ci riconosce e ci offre un bombolone che qualcuno mangia con avidità e qui ci fermiamo. Cosa è successo? Ha messo sotto qualcuno, arrivo la zia. Abbiamo messo sotto qualcuno. No, ma davvero? Sì. Come? Ma posso tranquillizzarvi che non era niente di grave, ma la giornata finisce così e il video così, con io che faccio palloncini ai bambini e lo scemo con le mamme. E tutti in cammino? Pietro, che al contrario è Ortape. Vai, okay. Sono tutti. Come ti chiami? Che fa il contrario? Come ti chiami? Duccio. Duccio, il puto. Lei come si chiama? Sandra. Ardna. Tutti. Il tuo numero di cellulare? E c'è una frase che mi risuona in mente davanti a queste stelle che attendono di fronte a me. Dio mi liberi dall'orgoglio che non si inchina davanti a un bambino. Khalil Gibran, poeta libanese. No es por ser de Adela su madre.